Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova intervista. Oggi ho con me la collega Caterina Brigati. Ciao Ciao. Caterina. E abbiamo voglia di presentarvi un testo molto utile che potete leggere anche in estate o lo presentiamo anche alle colleghe che potrebbero usarlo come strumento di supporto nel lavoro didattico. La figura del diverso nell'immaginario occidentale, edito dalla Palumbo. Caterina, da dove nasce l'idea di questo libro? L'idea è assolutamente casuale, infatti anche qui insomma, bisogna sottolineare la casualità dell'incontro. L'incontro è il caso, proprio il fatto che a volte nella vita ci siano degli incontri non previsti che poi magari innescano una serie di reazioni a catena che portano a delle decisioni assolutamente appunto impreviste. Ho conosciuto per caso il professore Luperini ad un convegno in cui eravamo chiamati attraverso dei laboratori a dare dei nostri giudizi. Da lì è nata l'idea di iniziare questo percorso. Mi ha proposto l'argomento per scrivere un libro che facesse parte di questa collana Attraverso i Saperi, che è appunto una collana che è tematica, che affronta dei temi specifici. Il mio è appunto sulla diversità attraverso la letteratura dell'Ottocento e del Novecento, sia italiana che europea. Caterina, perché affrontare la figura del diverso a scuola? Perché intanto io sono convinta che ciascuno di noi nella vita qualche volta si sia sentito diverso, se non altro tutte le volte in cui non si è trovato d'accordo con la maggioranza. E poi perché al di là della diversità, che può essere in questo caso considerata singola, è uno dei temi secondo me di più scottante attualità. Perché il libro è strutturato in questo modo, c'è la diversità dello straniero, c'è la diversità dell'omosessuale, c'è la diversità della donna che vuole imporsi e vuole mostrare la propria dignità e la propria forza nonostante tutti i pregiudizi e gli stereotipi che ci sono in giro. E poi soprattutto cerca di destrutturare tutti i pregiudizi che la società pone e a cui spesso siamo abituati anche dai mezzi di comunicazione. E Caterina, i ragazzi quando leggono questi testi che hai sapientemente selezionato e sui quali hai riflettuto, qual è la parte che li coinvolge di più dalla tua esperienza Sì, proprio di messa in pratica del tuo del testo. testo? Secondo me dipende molto dalla sensibilità dei ragazzi. Per esempio, nella classe, nella mia quinta di quest'anno, con la quale appunto ho lavorato sul testo, sono rimasti particolarmente colpiti dalla omosessualità di Pasolini, che era un tema che loro non avevano affrontato e che invece viene recuperato qui nel testo. E li ha appunto colpiti a tal punto che hanno approfondito, hanno cercato altro, alcuni lo hanno utilizzato anche come spunto per il percorso poi da presentare all'esame di Stato. Ecco, Sì. infatti, scusami, ne approfitto perché ragazzi, questo potrebbe tornare utile, questo testo, anche per avere delle idee riguardo la tesina di fine anno. Sì. Quindi immagino anche i ragazzi di un altro anno possono avvicinarsi a questo testo per prendere Sì, spunto. indubbiamente, fra l'altro ci sono delle schede passato-presente che cercano di collegare i testi all'attualità, ci sono delle schede di approfondimento di storia dell'arte o delle schede linguistiche che spiegano l'etimologia dei termini e che quindi magari danno altri consigli, insomma ci sono vari spunti da poter utilizzare, da poter approfondire, come se fossero tanti input che poi i ragazzi possono recepire. Benissimo, grazie Caterina. Grazie a te. Ragazzi, vi suggerisco la figura del diverso nell'immaginario occidentale. Noi siamo state brevi, ma il testo vale la pena di comprarlo e leggerlo. Ciao, Ciao, arrivederci. ciao, grazie.